quindi anche il discorso, questo discorso qua del voler essere sottomessi, a livello logico nessuno direbbe no, voglio uno che mi sottometta, che gestisca, che prende un pugno nella vita e che faccia di me quello che vuole. Eppure ci sono persone che invece gradiscono quello emotivamente. Ora, non c'è niente di male nell'uno o nell'altro caso, però dobbiamo imparare a capire come siamo noi, che tipo di imprinting abbiamo vissuto, no? Perché chi è che gradisce di essere sottomesso? Quelli che sono stati. Allora, ognuno di noi ha avuto un genitore conflittuale nella sua vita, uno o l'altro. E questo conflitto è finito in qualche modo, o che noi abbiamo vinto o che noi abbiamo perso. Chi ha perso gradisce essere sottomesso. Cioè, a livello logico no. A livello logico no, ma a livello emotivo sì. Quindi noi a livello logico, se vogliamo coinvolgerlo, dobbiamo dirgli sì, hai ragione, eccetera, e poi dobbiamo però prenderlo un po' più, diciamo così, non di forza, ma un po' più deciso. Questo è quello che vuole la sua parte emotiva, rimanendo nei limiti del codice penale, ovviamente, non è che lo dai bastonato in testa. Cioè, lei sul limite del codice penale mi ha fatto un grattamento di testa, quindi hai avuto qualcuno che ti ha mazzolato? Mio padre. Andando oltre il codice penale? No. No, però avvicinandosi. No, emotivamente anche di più. Anche di più, Perché... un'altra caratteristica della parte emotiva è che sono gli scarichi di tensione. Quando uno dice una cosa e l'altra persona, ad esempio, si gratta la testa, in sincronica risposta a quello che tu dici, è perché hai beccato qualcosa di quella persona. No, io su quella cosa lì, lei, non mi ricordo il tuo nome, Barbara ha avuto uno scarico di tensione. Quindi vuol dire che ho beccato qualcosa di emotivamente significativo per Barbara. Lei si mette dentro l'orecchio, che ti chiami? Io. Ti tocca l'orecchino. L'orecchino. Va bene, è abbastanza chiaro, no? Quindi questo. Dobbiamo capirlo anche su noi stessi, perché se siamo persone che emotivamente gradiamo chi ci sottomette, poi andremo a soffrire. Perché la parte logica non vuole essere sottomessa, ovviamente. E la parte logica vuole un rapporto paritario, normalmente, diciamo così. Però se emotivamente gradiamo la sottomissione, ci agganciamo su chi ci sottomette. Quindi alla fine soffriamo. Addirittura io ho visto situazioni in cui ci sono stati veramente casi addirittura di violenza a donne, ma anche uomini, ho visto anche uomini che proprio tartassati fisicamente non si staccavano da quella persona. E entravano in sofferenza se venivano lasciate. A me è capitato un caso di una signora che aveva un marito che la menava, e sapete quando è che è andata in crisi lei? Quando il marito l'ha lasciata. Anziché, diciamo così, andare a accendere un cielo alla Madonna e dire grazie a Dio se n'è andato, no, lì è andato in crisi. Perché è ovvio che adesso, però, la sottomissione, se è accettata emotivamente, una persona non fa niente, no? Cioè, di fatto la subisce. Quindi è importante su di noi capire se abbiamo un imprint in questo genere per venirne fuori, fondamentalmente. È abbastanza chiaro questo discorso. Dunque. Provo nella seconda parte a parlare di questo, come si fa venire fuori. Allora, volevo. Voi di solito date sesso per avere affetto o date affetto per avere sesso? Cos'è che date? Questa nella seduzione, nel coinvolgimento è un'altra cosa interessante, no? Ci sono per coinvolgere le persone bisogna capire come presentarsi, se presentarsi più affettivi o più alla Rocco Siffredi, diciamo così. Okay. Che è un'altra donna che vuol venire qua? Io ormai l'abbiamo già sverginata, diciamo. Un'altra nuova. No, questa cosa non mi faccio niente. No? Oh. Valeria. Allora, vediamo. Io incontro Valeria. Allora, mi piace Valeria, ma devo presentarmi da Orsacchiotto, diciamo così. Oppure devo presentarmi da Rocco Siffredi. Ma da te stesso no? Non capisco. Da te stesso no? No, da me stesso io non sono niente. Io, cioè, non sono assolutamente nulla. Cioè, nel senso che. Poi esce proprio.
Sì, però se mi presento da me stesso, adesso succede che avrò una statistica. Allora, è come parola, ecco, la sua osservazione è interessante, no? Perché a volte le persone dicono, ma tu non ti spersonalizzi, non fai... ma è solo comunicazione. Faccio questo esempio, se voi andate in Cina e siete madrelingua italiani, vi converrà parlare cinese o italiano, per farvi capire? Cinese o italiano? Cinese. Cinese. Il fatto che parlate il cinese vi fa dimenticare l'italiano? No. Quindi io sto mandando dei segnali a lei, ok? E la manutenzione del rapporto, che ogni tanto comunque va fatta, no? Perché questa è un'altra cosa interessante. Nessuno di noi, ecco, lei mi dà fastidio perché l'ho fatto venire qua, si è chiusa, lo sto tenendo lì, dicendo che cavolo. Non ho neanche pensato, veramente. Però sei chiusa. Ecco, nessuno di noi penserebbe di comprare un'auto, diciamo così, e di fare 100.000 km senza fare il cambio d'olio. O cambio gomme, o revisione dei freni, eccetera. Ma tutti, quasi tutti noi abbiamo delle relazioni e pensiamo di fare 10 anni senza fare manutenzione del rapporto. Non è pensabile, il rapporto è come una vettura. Allora, Isa, giusto? No, Valeria. Valeria. Ero già innamorato di Isa, era già diventata singola. Anche perché era Ida. Abbiamo stato neanche lei perché quella. Vediamo un po', io quando parlate voi gesticolate, no? Ah, vediamo questa cosa qua con Valeria. Ma scusami, ma scaricando la tensione non si caldo. Chi? Ah, vabbè, sì, però... Scaricando? No, vabbè, ok, adesso sì, però diciamo che nella vita quotidiana sono masticazioni, non è che posso dire, sputa un attimo, c'è una verifica. Ok, devo tenere in considerazione quello, vediamo un attimino. Valeria, mi scarica anche la tensione grattandosi le dita, cioè, è ovvio, però non è che posso mettere il bavagliato. Ma non è per te. Noi siamo così, interagiamo, no? Io parlo con Isa, anche la tua moglie. Ah, no, osservate, io sto chiacchierando con Isa. E per Valeria. Sono Valeria. Sì, io sto chiacchierando con Valeria. Cosa fa? Va indietro. Ma cosa fa però? Su questo, cosa fa? Ferma! No? Guarda, mi tocco io. Va bene, non vuole l'orso. Cosa fa? Guardate che la prende e la tira avanti. Dal basso. Allora? Allora, cosa vuol dire? Allora, se prendiamo l'essere umano e lo dividiamo in due, allora, di qua in giù c'è il cuore, di qua in giù c'è il sesso. Allora, cosa vuol dire? Che se io mi propongo come affettivo, quindi sto indicando il cuore, vedi che mi va indietro. Io pensavo il contrario. No, aspettate. Lei viene avanti su perché, ecco, vedete che viene avanti su perché. Vuol dire che lei è disposta a dare sesso per avere affetto. Cioè si aggancia su, se il sesso me lo dà. Perché vorrebbe l'affetto da me. Quindi, quale sarebbe il suo dramma? Che l'ha dato a un sacco di persone che dopo le hanno fatto. Non so se è vero. No. Un tot. Quindi, chi è questo tipo di imprinting? Soffre perché? Perché lui è disposto a dare sesso, ma proprio così in cambio, e quindi si aggancia su chi invece poi magari in cambio non ti dà niente. È chiaro, no, questo? Perché lei poi alla fine vorrebbe l'affetto, la sua parte logica o razionale, ma la sua parte emotiva è disposta a dare... Perché si dà quello di cui non si ha bisogno. È ovvio. Quello di cui non si ha bisogno. Se tu hai bisogno, quindi il sesso che non ti interessa lo dai. Adesso. L'affetto che ti interessa non c'è. Se uno vuole tutte e due, cosa fa? Dimmi. Questo è dario, per esempio, per le donne. Anche per gli uomini. No, gli uomini... No, aspetta. No. Sì, però, probabilmente, la ricerca del sesso...
No, allora l'uomo è una caratteristica diversa, che si accoppia facilmente, no? Per disseminare, differenziare il patrono genetico. Però non ti dà questi segnali, perché quello è un aspetto istintivo. Cioè tutti gli uomini vogliono fare accoppiarsi con più persone per un discorso riprocreativo, no? Che risponde fondamentalmente, diciamo, alla sopravvivenza della specie. Mentre una donna può essere fecondata da un uomo solo, un maschio può fecondare 200, più ne feconda, più possibilità. Però non ti dà segnali emotivi, questo è un coinvolgimento emotivo. Quindi anche un maschio che diciamo, istintivamente vuol fare sesso, però emotivamente magari invece va alla ricerca del sesso, dell'affetto. Quindi non è legato al sesso, perché la differenza tra uomo e donna è più su un aspetto istintivo che su un aspetto emotivo. Quindi trovi dei maschi che se li fai così vanno indietro. O che se li fai così, o come lei, che se li fai così vanno indietro. Così lei va... Guarda che si pegano le ginocchia. Partendo di qua, con una carabina. È una calamita, quella è una calamita, la vedo vicino. Adesso troviamo il cioè, passaggio. Non è che potete andare dal capo ufficio e dire scusi un attimo. però potete farlo, diciamo, parlando. Però non è adesso quando usci una persona. Non è complicato fare tutte queste robe. Quando si conosce una persona non è un po' complicato tutte queste cose e così. Allora, bella domanda di Valeria. Sì. Allora, la risposta è, se voi, raccogliendo i frutti che la natura spontaneamente vi offre, vi sfamate, continuate a fare quello che fate naturalmente. Se invece vedi che i frutti che la natura spontaneamente ti offre non ti sfamano, vai a imparare le regole dell'agricoltura, zappare il terreno, concimare, innaffiarlo. Quindi se istintivamente i tuoi rapporti sentimentali funzionano bene, naturalmente la squadra che vince non si cambia. Se invece noti che vivi delle sofferenze... ma penso che non sarei neanche in grado di capire. Si impara un linguaggio, come impari il cinese, puoi imparare il francese, puoi imparare... è una lingua, non è che è qualcosa di particolare. Nessuno ti vede quando parli, giustifica un po' così, oppure... vedi comunque meglio che sia l'altra persona. E comunque si può fare anche nel rispetto di un uomo. Sì, certo. Sì. Un uomo fai la parte del tuo libro. Così fai subito. Allora, è interessante la cosa. Grazie Valeria. Andrebbe fatto a livello subliminale, no? La parte logica del dance quindi va fatto in modo... sì, senso.